presidente Roberto Cota e l'assessore Giovanna Quaglia hanno inaugurato nell'area Avio Oval la costruzione della sede unica della Regione Piemonte. Una giornata iniziata con la firma del verbale di consegna ufficiale del cantiere e proseguita con un sopralluogo nell'area dei lavori. La nuova sede della Regione Piemonte rientra nel progetto di riqualificazione dell'area urbana delimitata da Lingotto, Ferrovia e dalle vie Nizza e Passobuole. I 41 piani della torre, la più alta in Italia, toccheranno i 209 metri d'altezza ed intorno verranno realizzati un centro servizi, un asilo nido, dei parcheggi interrati e 25.000 metri quadri di aree verdi. Non c'è soltanto il cosiddetto grattacielo, ma c'è una operazione ambiziosa e importante di riqualificazione urbana di un pezzo di città, con integrazione dell'opera realizzata in tutto il sistema trasportistico e viabilistico. Un'operazione che per una parte è un'operazione, diciamo, legata alla funzionalità degli uffici della regione, e non c'è dubbio che questa operazione migliori la sostenibilità economica delle spese dal punto di vista della regione, perché non ci saranno più le spese di affitto, perché gli immobili dove oggi sono gli uffici della regione potranno essere venduti, collocati quindi sul mercato, e potranno essere recuperate delle risorse. Quindi è un'operazione complessivamente vantaggiosa. Dicevo, vantaggi per la regione, ma vantaggi complessivi per chi? Beh, sicuramente vantaggi per l'economia, perché la realizzazione di un'opera di questo tipo porta lavoro. Mi sembra che siano circa 500 le persone che sono contemporaneamente impiegate in questo cantiere, e porterà un aumento di PIL, porterà un vantaggio e un indotto in tutta la zona, ma sarà anche un'attrazione che, se noi sapremo sfruttarla, potrà rendere molto anche dal punto di vista turistico. La sede unica sarà unica, ed racchiude quello che ha detto il Presidente: l'unicità del progetto, la novità per le caratteristiche tecniche dell'edificio, l'innovazione tecnologica, il miglioramento della qualità della vita e anche il rispetto dell'ambiente, perché per le misure innovative che fanno parte del progetto c'è un contenimento della spesa pubblica, è stato detto, perché è una razionalizzazione rispetto ai nostri costi e un'accessibilità migliore ai servizi per quanto riguarda i cittadini e quanti gli enti locali, quanti fruiscono. Al termine dell'incontro, l'assessore Quaglia ha firmato con i sindacati di categoria un'intesa per garantire la sicurezza nel cantiere, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni e al contrasto del lavoro nero.